Allora, le conclusioni le affidiamo a Mario Cirillo, che è il direttore del Dipartimento Valutazione, Controlli e Sostenibilità Ambientali di ISPRA. E poi vi saluterò io. Ma io in realtà non ho molto da dire. Intanto ringrazio tutti per questo evento, perché insomma la location è sicuramente di altissimo profilo. Come dire, sono intervenute varie istituzioni, tra l'altro vi annuncio che c'è anche un protocollo ISPRA-ANCI proprio che darà nuova carne e nuova linfa a queste attività di collaborazione tra l'SNPA e le aree urbane. Però secondo me la cosa più importante sono i ragazzi, per cui voglio parlare a loro. Datemi 5 minuti. Perché qua abbiamo detto la mobilità, i rifiuti, le puzze. Allora, tenete conto che nel passato c'erano dei problemi enormi, carestie, pestilenze e guerre, che hanno praticamente piagato l'umanità da sempre. L'antico Egitto, l'India, i Romani, eccetera. Oggi questi problemi li abbiamo affrontati e in gran parte risolti. Pestilenze ce ne sono pochissime, le carestie se ci sono per motivi politici, non per motivi naturali, e anche le guerre li abbiamo in gran parte, come dire, contenute, le stiamo contenendo. Quindi siamo in un momento magnifico, abbiamo una tecnologia enorme che ci consente di fare cose che solo 100-150 anni fa non erano possibile fare, siamo privilegiati. C'è un effetto che nell'antichità, nel mondo c'erano 200 milioni di persone in tutto il mondo, nel Medioevo c'erano 400 milioni di persone. Oggi siamo 7.600 milioni di persone. Siamo in un mondo pieno, mentre invece prima eravamo in un mondo vuoto. È come se nell'antichità, nella nostra casa comune, come dice Papa Francesco, eravamo in due, nel Medioevo eravamo in quattro, adesso nella nostra casa siamo in 76. Voi capite che se in una casa da quattro si diventa 76, dobbiamo organizzarci meglio, perché poi abbiamo il difetto di consumare circa 10 volte in più dei nostri progenitori del Medioevo. Ora, qual è il problema? Che queste cose non ce le raccontano. Noi ancora nella nostra mente, nel nostro DNA, pensiamo di essere in un mondo vuoto, perché quando vediamo la televisione, la pubblicità, gli spazi immensi, eccetera, pensiamo, non è così. Siamo in un mondo pieno e voi ragazzi lo capite molto di più di noi, perché noi parliamo di sviluppo sostenibile, però poi andiamo a casa e continuiamo a fare i consumatori, come sempre. Invece voi siete molto più coerenti e alle parole fate seguire i fatti. Ecco, questo evento di oggi, secondo me, dovrebbe proprio contribuire a cambiare la visione. Ma voi già l'avete cambiata, secondo me. Il problema siamo noi grandi, che vi lasciamo in eredità un mondo magnifico dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dei progressi dell'ingegneria, della medicina, però è un mondo pieno, quindi dovete attrezzarvi per gestire questo mondo pieno. E noi grandi, anche l'SNPA, dovrebbe contribuire a gestire questo mondo pieno. Ho finito. Allora io ringrazio tutti per avermi aiutato a moderare questa tavola rotonda, che è stata ricca di spunti, di notizie, di informazioni anche preziose sulla città e su progetti nazionali. Sono veramente curioso del progetto, perché sono un grande camminatore, quindi vorrei capire esattamente, e mi aspetto questa area di scambio di biciclette a Valle Aurelia, anzi meglio ancora San Pietro. Faccio un piccolo, oltre a questi chilometri che vi ho detto di ciclabili, andremo a fare 69 hub multimodali in città, quindi cioè, on demand, uno chiede e Roma Mobilità esaudisce. Bene, grazie tante, grazie alla Porta, a Bratti, a tutta l'area comunicazione dell'ISPRA e all'istituto che mi ha gentilmente, come dire, offerto la possibilità di moderare questo evento, e grazie a tutti voi, grazie.